C'è ancora tempo fino a venerdì 26 gennaio per prenotare lo screening senologico gratuito al Policlinico di Via Santa Sofia. Grazie infatti alla collaborazione tra il reparto di chirurgia generale e Lions Club Cicastello Riviera dei Ciclopi, questa settimana al primo piano del padiglione 1 il responsabile del servizio di chirurgia senologica Andrea Angilello sta effettuando l'esame completo di prevenzione del tumore al seno. Perché per questa patologia, forse più che per altre, è così importante una prevenzione? È importante la diagnosi precoce perché più piccolo è il tumore che noi diagnostichiamo e più facile la guarigione. La guaribilità del tumore è aumentata circa il 3% in più rispetto ai risultati già molto elevati del passato proprio grazie alla diagnosi precoce. Quando noi cogliamo un tumore inferiore al centimetro, nell'85% dei casi circa riusciamo a far guarire la donna. Parlavamo di cifre, se volessimo appunto dare delle statistiche, il sud rispetto al nord, dicevamo prima a microfoni spenti, com'è? Ci sono delle differenze? Qual è la situazione? Nel 2017 ci sono stati in Italia diagnosticati circa 50.000 casi di tumore della mammella, vivono attualmente in Italia 800.000 donne che hanno avuto diagnosticato e operato e trattato un tumore della mammella. Esiste un'incidenza apparentemente maggiore nel centro, ma è legata anche a una diagnostica ancora più accurata grazie a programmi di screening mammografico che sono molto diffusi e molto attuati al nord. C'è un'età in cui si è maggiormente a rischio e da quando la donna deve iniziare a sottoporsi a questi esami? Allora, esistono tre fasce di età, da 0 a 49 anni, che è quella naturalmente più colpita, ma naturalmente la fascia più colpita è intorno ai 40 anni, poi esiste una fascia dai 50 ai 70 e oltre i 70. Diciamo che i controlli clinici cominciano dai 30 anni in su, sono consigliati dai 30 anni in su, la mammografia la consigliamo dai 40 anni in su. Se si appartiene a ceppi a rischio, cioè a famiglie che hanno una familiarità importante per il tumore della mammella, i controlli devono essere iniziati più precocemente dai 30 anni in su. La mammografia dai 40 anni in su, accompagnata dall'esame clinico, deve essere annuale. Gli esami che farete in questi giorni in cosa consistono? Noi faremo l'esame clinico accompagnato da un esame ecoscopico e se c'è indicazione programmeremo un esame mammografico in tempi estremamente brevi. A casa una donna da sola come può accorgersi se c'è qualcosa che non va? La donna non deve rubare il mestiere al chirurgo della mammella, deve semplicemente conoscere il proprio seno e vedere se ci sono delle alterazioni che lo rendono diverso rispetto al seno a cui la donna è abituata, cioè se nota qualcosa di particolare, delle secrezioni dal capezzolo, un'irregolarità che non aveva notato in passato, la riscontro ovviamente di un nodulo, ma noi ovviamente naturalmente ci auguriamo che la donna venga prima, perché quando una donna fa un'autopalpazione, un riscontro di un tumore, è già un tumore e che ha dato segno di sé, in un'alta percentuale dei casi già superiore al centimetro. Le prenotazioni a questa iniziativa come sono andate? Quante persone state guardando? C'è sempre un riscontro molto importante per queste manifestazioni. Noi abbiamo per i 6 giorni dello screening già esaurito circa 30 visite al giorno. Stiamo però, chi telefonerà dal 22 al 26, lo stesso inserendola nelle nostre liste, la smaltiremo nelle settimane successive, quindi saranno tutte sottoposte a visita e ad ecografia ed eventualmente a mammografia.